Quelle con cui viene remunerato, per esempio, amministratore delegato di una società possono essere superiori in valore al suo stesso stipendio. Ora, siccome le stock option hanno un valore legato al valore di borsa della quella società, all'amministratore delegato conviene fare in modo che quest'ultimo aumenti, ma il valore di borsa non corrisponde al valore reale della società. Può aumentare anche grazie a mille stratagemmi truffaldini o licenziando un sacco di dipendenti. Conclusione, le azioni aumenteranno di valore, l'amministratore delegato diventerà ricco, la società chiude e tutti gli altri diventano poveri. Togliamo almeno una tentazione a questi poveri diavoli che dopo tutto sono soltanto umani. Non diamo loro un buon motivo per gestire male le aziende che si danno lavoro. Paghiamoli anche molto, ma eliminiamo le stock option dal loro vocabolario, dal loro portafoglio. Abolizione dei monopoli di fatto, in particolare Telecom Italia, Autostrade, Eni, Enel, Mediaset, Ferrovie dello Stato. Se il monopolio garantisce un servizio sociale fondamentale, bene che ci sia. Risorse come l'acqua, le autostrade e la rete devono essere gestite in regime di monopolio e devono appartenere ai cittadini che dopo tutto le pagano con le loro tasse. Nel caso delle autostrade, anzi, le abbiamo già pagate. L'investimento iniziale è stato ammortizzato da anni, ma noi siamo ancora lì con i soldi pronti al casello. Paghiamo per usare un bene che abbiamo comprato noi, non solo, i concessionari di beni pubblici possono legalmente finanziare i partiti e spesso lo fanno. Quindi al casello io non solo pago per usare ciò che è mio, come se lo Stato mi chiedesse un euro ogni volta che mi siedo sul mio divano, ma ogni volta che lo faccio finanzio indirettamente i partiti, come se lo Stato mi chiedesse un euro ogni volta che mi siedo sul mio divano e desse 10 centesimi a casini da parte mia. Basta con questo sopruso. I servizi essenziali devono essere messi in mano pubblica perché non si affida al mercato la vita dei cittadini. E i servizi non essenziali devono essere in reale concorrenza, senza monopoli di fatto che impediscono la libera concorrenza e quindi l'adeguamento dei prezzi. Allineamento delle tariffe di energia, connettività, telefonia, elettricità, trasporti agli altri paesi europei. Gli italiani hanno gli stipendi più bassi d'Europa, ma i costi per le aziende della telefonia e autostrade mediamente sono i più alti in Europa. Riduzione del debito pubblico con forti interventi sui costi dello Stato con il taglio degli sprechi e l'introduzione di nuove tecnologie per consentire al cittadino l'accesso alle informazioni e ai servizi senza bisogno di intermediari. Vietare la nomina di persone condannate in via definitiva come amministratori in aziende aventi come azionista lo Stato o quotato in borsa. Un nome per tutti, Paolo Scaroni. Quando è stato vicepresidente della Techint, ha pagato tangenti ai partiti per ottenere appalti da Enel. 6 anni dopo viene nominato amministratore delegato e direttore generale dell'Enel. Nel 2004 viene insignito dal titolo del Cavaliere del Lavoro. Poi è arrivata la decorazione finale. Il Cavaliere del Lavoro nelle mani del Capo dello Stato. Una sorta di risarcimento all'incontrario riservato al colpevole anziché alle vittime. Come si resina sulla torta, nel 2005 passa da amministratore delegato di Enel ad amministratore delegato di Eni, in segno di costante fiducia e approvazione. Favorire le produzioni locali. Come la pesca, anche il latte subisce una misteriosa trasformazione economica. Passa da 0,32 euro a 1,4 euro al litro. Cioè il valore aumenta di quasi 5 volte. Però al produttore il latte è pagato meno dell'acqua minerale con una quotazione che risale a 20 anni fa. Con queste cifre i produttori italiani sono messi fuori gioco e la grande industria può rifornirsi dove conviene. Sostenere le società no profit. Sapete quanto vale il mercato no profit in Italia? 45 miliardi di euro.
vuol dire che siamo tanti, siamo tantissimi, siamo milioni, nessuno sa quante siano le associazioni nel mondo. Movimenti che cominciano a parlare di economia sociale e a capire che l'economia non può essere distrutta dall'ambiente e dall'economia. Sussidio di disoccupazione gratuito, garantito. Chi perde lavoro in Italia perde tutto. Chi ha una famiglia da mantenere si trova da un giorno all'altro in mezzo a una strada, non ha protezioni sociali, espulso dal sistema. Pagare le tasse per 20 o 30 anni non gli dà alcun diritto. Essere cittadino italiano non comporta nessuna protezione. Lo Stato è assente. Il vero problema non sono le leggi sul precariato, ma la mancanza di lavoro. Se sei precario non hai protezioni. Se sei dipendente hai la cassa integrazione per qualche mese e poi sei fuori dal sistema. La disoccupazione è contagiosa. Se chiude una società, spesso chiudono anche i suoi fornitori. Se disoccupati in una zona aumentano, in quella zona chiudono negozi e supermercati. Il disoccupato è un modo di fame moderno e un virus. Il sussidio di disoccupazione potrebbe almeno tamponare l'emorragia e non gettare il lavoratore sulla strada. In Gran Bretagna, per esempio, lo Stato almeno si prova a cercarti un lavoro. Dopo che rimani disoccupato, ti chiamano e ti propongono un impiego, poi un altro e un altro. Se continui a rifiutare senza validi motivi, ti tolgono il sussidio. Ma altrimenti, maledizione, ti hanno trovato un posto. In Italia, viceversa, non esiste un sistema di controllo sull'occupazione. Disincentivi alle aziende che generano un danno sociale. Produzione di beni che distrugge l'ambiente non è economia. Prendete il distributore di acqua in bottiglia. Eppure noi facciamo esattamente il contrario, disincentiviamo le iniziative che permettono di risparmiare e di non inquinare. Sanità malata, alla salute di tutti. L'Italia è uno dei pochi paesi con un sistema sanitario pubblico d'accesso universale. Due fatti però stanno minando le basi dell'universalità e l'omogeneità del Servizio Sanitario Nazionale. La devolution che affida alle regioni l'assistenza sanitaria e il suo finanziamento e accentua le differenze territoriali, la sanità privata che sottrae le risorse e i talenti al pubblico. Si tende inoltre a organizzare la sanità come un'azienda a far prevalere gli obiettivi economici rispetto a quelli di salute e di qualità dei servizi. Questo significa che mentre per esempio Obama lotta per estendere i servizi sanitari, noi li aboliamo. Non lo dico io, lo dico nelle lettere indirizzate al mio blog. Un esempio, la spesa della regione Lombardia è per il 60-70% in sanità. I soldi che Formigoni riceve dallo Stato vanno in massima parte a ospedali, cliniche, medici, paramedici e infermieri. I partiti sono i grandi elemosinieri della sanità lombarda, occupano le ASL con i loro uomini, impongono dirigenti, potere, voti e carriere. Chi paga, ovvero la regione, dovrebbe verificare che chi riscuote cliniche e ospedali siano in regola, ma non lo fa. Pagare senza verificare crea il tumore a piedi lista. Tra i poteri occulti dello Stato ci sono gli ospedali. Dicono che muoiono 90 pazienti al giorno per errori medici negli ospedali. Io non ci credo, non ci voglio credere, è un numero ridicolo, devono essere molti di più. Nessuno però sa quanti siano veramente, non c'è una statistica ufficiale, meglio non sapere. L'anno scorso l'Istituto Superiore di Sanità ha provato a misurare la mortalità da bypass nei centri di cardiochirurgia. Il solo risultato è stata una rissa all'italiano, una serie di querele. Un dato certo però esiste, ed è che su due pazienti che muoiono nel mondo a causa di un errore medico, uno si potrebbe salvare. Prendendo per buono un numero di 90 morti al giorno per 365 giorni fa un totale annuo di 32.850 morti, di cui salvabili 16.425, l'equivalente di una trentina di gommoni a Lampedusa. Business is business. Lo sapete che l'unico paese al mondo dove esistono 10 vaccini obbligatori è l'Italia?
L'ultimo vaccino obbligatorio dell'epatite B. La legge è stata approvata nel 91 e firmata dal ministro De Lorenzo. Curiosamente poi si viene a sapere che la società farmaceutica SmithKline, che fattura con questo vaccino 300 miliardi all'anno, ha dato all'allora ministro De Lorenzo 600 milioni. Vi sembra una cosa normale? Continuano a prendersi per i fondelli, per esempio con la nuova moda delle pandemie, tipo l'influenza suina che colpisce zone eterne, giorno prima se giorno dopo scompare. Ogni anno una comune influenza causa dai 7.000 agli 8.000 morti solo in Italia. Nel 2008 8.000 morti su 4 milioni di influenzati, nessuno ha detto niente o ha sparso psicosi. Si pensi che per malattie molto gravi come le leucemie, l'AIDS o cumuli di malattie in persone deboli e anziani, non essendo il sistema immunitario funzionante,